Dico subito che vi deluderò, perché non vi parlerò del disegno di legge sulle intercettazioni. Oddio, se avrò ancora qualche minuto, alla fine ne parlerò. Ma ritengo di dover parlare di un tema che ritengo addirittura ancora più importante, perché così come ci ha detto Stefano Rodotà, noi viviamo in un mondo in cui le parole sono spesso utilizzate non nell'esatto significato. Ed essendo io un giurista di quelli che amano la tecnica, che amano la parola precisa al punto preciso, vorrei intrattenervi almeno per 7 minuti e mezzo sul concetto di libertà secondo i costituzionalisti. E vi faccio subito un esempio. La figlia Marina Berlusconi è figlia sua. In difesa di papà, che aveva criticato Saviano e Gomorra, ha detto: ma anche papà ha la libertà di critica. Le risposte sotto questo punto non mi sono sembrate molto persuasive. Secondo caso, ho sentito con queste mie orecchie un autorevole giornalista, a proposito di questo disegno di legge, dire: ma i pubblici ministeri hanno la libertà di indagare e quindi di intercettare. Ho segnato pure questo. Poi, caso personale mio, un caso molto antipatico davanti al Tribunale di Bologna, eccetera, un giudice che ha sbagliato un numero genere da caso, una certa sentenza, alla fine, sapendo che la sua sentenza sarebbe stata impugnata, dice: qui, perché io qui voglio riaffermare la libertà di giudicare del giudice. E io sono alquanto preoccupato. E adesso dispiacerò sicuramente a tutti i giornalisti qui presenti, perché nelle ultime modifiche è stato aggiunto, a mio avviso, una mela avvelenata all'articolo 616, che vi leggo. Articolo 616 bis dice: chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni o conservazioni a cui partecipa o comunque effettuate in sua presenza è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e se ne fa un uso senza il consenso dell'interessato. Vediamo di che si tratta. Uno di voi sta parlando con qualcuno e non si accorge che gli viene registrata la conversazione. Cosa molto antipatica, molto antipatica. Direi di più, illecita. Perché chiedimi se vuoi registrare queste cose, chiedimi il permesso, fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando? Quando la ripresa o registrazione di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa, ovvero giudiziaria. Giustissimo, giustissimo. Secondo, quando le riprese o registrazioni di cui al primo sono effettuate nell'ambito dell'attività di difesa della sicurezza dello Stato. Giusto. Terzo caso, quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale. Io non sono d'accordo. Mi dispiace per i giornalisti, ma non sono d'accordo, perché, e qui torniamo al concetto di libertà, se noi vogliamo difendere i giornalisti, gli editori, e io sono con loro, noi dobbiamo dire che il loro è esercizio di libertà, non è esercizio di potere. Tutte le altre ipotesi precedenti sono esercizio di potere, come tale il potere è più controllato. La forza della libertà di manifestazione, della libertà di stampa e dell'eguaglianza di tutti nell'esercizio di queste libertà. E allora che cosa avrebbero dovuto scrivere? Avrebbero dovuto scrivere, questa è la mia proposta, che non, la punibilità è esclusa quando la ripresa o la registrazione concerne la commissione di un reato e la relativa documentazione è immediatamente portata alle conoscenze del magistrato. Perché delle due l'una, o questo giornalista raccoglie dei dati relativi ad un reato, e allora è più che giusto. Ma se invece raccoglie
così un pettegolezzo, qualcosa di sessualmente interessante, qualcosa, un pettegolezzo a carico del politico. Ma questo non mi sta bene. E invece, se si pone una regola di questo genere, tutti sono garantiti nello stesso momento. Pochi giorni fa noi abbiamo avuto la prova per il pestaggio di un ragazzo che un giovane aveva fotografato col telefonino, con una macchina da presa, non so, il pestaggio. In questo caso egli sarebbe ugualmente punito, perché non è né un agente di 007 né un giornalista. E così noi arriviamo al problema che volevo porre. Che cos'è la libertà? Che cosa sono i diritti di libertà? Ma la libertà è la manifestazione della propria personalità. È qualcosa di positivo, è la realizzazione. Diceva Milton, in uno di questi saggi che spero che verrà letto, nella Areopagitica, che il libro è la cosa scritta, è proprio l'anima stessa dell'uomo. È meno dannoso per l'umanità uccidere un uomo che uccidere un uomo. Allora questa è la realizzazione della libertà. La realizzazione della propria personalità, che il diritto, le costituzioni, eccetera, tutelano nelle sue varie direzioni, libertà personale, domiciliare, di comunicazione, di circolazione, eccetera, eccetera. E dove sono collocate queste proclamazioni? Sono collocate nei tempi moderni nelle costituzioni. Nella nostra Costituzione, dagli articoli 13 a 54, ci sono parte civile, rapporti civili, rapporti economici, ci sono le proclamazioni. Chi riguardano? Riguardano Berlusconi. Riguardano i cittadini, l'uomo. L'uomo, quando si dice uomo significa anche donna, lo dice alla Genesi, all'inizio, Dio creò l'uomo, maschio e femmina, quindi se dico uomo dico tutti. E allora, riguarda voi, queste sono proclamazioni che riguardano voi, non possono tutelare il potere, perché sennò verrebbero utilizzate al rovescio. Come? Le garanzie contro il potere vengono utilizzate dal potere? Vi rendete conto? E allora rispondiamo pure a Marina Berlusconi. Perché ha sbagliato? Ma perché quando parla il Presidente del Consiglio dei Ministri e dice quello che ha detto a proposito di Saviano, è esercizio di potere. Ed essendo esercizio di potere, ha una caratteristica che le mie manifestazioni del pensiero non hanno, perché determineranno immediatamente comportamenti spesso ripetitivi da parte di altri. Cioè avranno la capacità di influire sulla pubblica opinione, di determinare scelte. Mentre quando parla Alessandro Pace, dirà, se... bravo, e basta. Secondo, quando parla, torniamo agli esempi di prima, è il magistrato che intercetta, è libero. Come diceva il mio maestro, sì, i fichi secchi. Libero niente, perché? Perché vedete, quello che ci cerca di insegnare nei primi anni di università agli studenti, la differenza tra le libertà che sono esercizio della persona privata, dell'ente privato, e l'esercizio delle competenze spettanti agli organi dello Stato, degli enti locali, eccetera, che sono funzioni. Che è la differenza tra la funzione e la libertà?